È stato il giorno del ritorno del doppio senso in via Leonardo da Vinci e della riaccensione del semaforo dell'ospedale. È quindi partita la prima fase delle modifiche alla viabilità, che prevede anche il ritorno del doppio senso in corso Milano fra via Duse e l'ospedale. Fare un bilancio delle conseguenze sul traffico adesso però è impossibile, perché la giornata è stata semplicemente dominata dal caos. La mattinata è stata da incubo per gli automobilisti a causa dei lavori per tracciare la nuova segnaletica orizzontale. I tempi di percorrenza in uscita dal centro hanno raggiunto i 40 minuti per riuscire a liberarsi dal budello via di Amicis via Leonardo da Vinci corso Milano. Poi nel pomeriggio è stata attivata la nuova viabilità. Gli automobilisti però si sono ritrovati da soli, le pattuglie dei vigili non sono arrivate subito e tutti hanno continuato a procedere secondo le vecchie regole, aumentando gli ingorghi e i pericoli fino all'intervento degli agenti, che ha riportato un po' di ordine. L'amministrazione intanto ha ammesso che da qui in poi si procederà per tentativi. Finiscono quindi nel cestino tutti i calcoli effettuati prima della chiusura del cavalcavia La Marmora. Perché questo dietrofront? Secondo il sindaco, a cambiare le carte in tavola sarebbe stata la tempistica di cantiere. Dagli iniziali 6 mesi più 6 mesi, intervallati da 3 mesi di pausa a viabilità ordinaria, si è passati a 18 mesi continuativi. Questa è la differenza che avrebbe indotto l'amministrazione a tornare sui suoi passi. Quando ci viene via, perché fa più traffico, le padrone della neve, non è il massimo, il corso, siamo assolutamente consapevoli anche noi, perché viviamo anche noi la città. Quella era una soluzione tecnica di breve e sostanzialmente periodo, che proiettata sul lungo periodo non sta bene a lei, come sostanzialmente non sta bene nemmeno a noi. I prossimi giorni ci diranno se l'incrocio dell'ospedale, alla luce delle ultime modifiche, potrà funzionare. Intanto si attende sempre di conoscere quale sarà il destino dell'altro punto critico, la Madonna della Neve, per il quale era stata annunciata una revisione dell'incrocio. L'opposizione su questo continua a incalzare e a chiedere la rimozione dello spartitraffico. Se viene tolto quel brutto spartitraffico che si trova in mezzo a quell'incrocio, che oltre a essere antiestetico in ogni senso per una città importante, è una città storica, è una città piena di monumenti come Vigevano, costituisce oltretutto pericolo.